Quello che ha detto l'Amazon Kappa nell'Amrim, quello che l'Amazon Kappa ha detto, quello che l'ho già recitato in tibetano, anche in inglese l'ho già spiegato ieri. E comunque you see, I want you to know that. Voglio che voi sappiate questo. So the ignorance, ignorance exaggerated in that nature. So, Yenba explained. L'ignoranza esagera. Yenba introduced. Esagera i fenomeni e nella sua natura. Vi ricordate che ho spiegato come l'io è creato dalla vostra mente, come l'io è creato dalla vostra mente, come questo è creato dalla vostra mente. È molto sottile. Quello che l'io è incredibilmente sottile. Non è quelli io, c'è l'io, però che cos'è? È estremamente sottile. Veramente, etichettato dalla mente. In relazione a una base valida che sono gli aggregati. Ecco. Quindi, i molti meditatori famosi, quando non hai abbastanza meriti, una buona fortuna, abbastanza meriti, allora quello che succede è facile cadere nel nichilismo, perché non c'è l'io, pensare che non c'è l'io, oppure nell'eternalismo si cade nell'altro lato, nell'eternalismo non si riesce a vedere la via di mezzo, do not exist, che non esiste anche, neanche come un piccolo atomo, neanche, perché esiste come vero nome. E quindi non si riesce a vedere la via di mezzo, Uma, la via di mezzo. Quindi vedete questo, poi la parte successiva è quando appare, sembra come meramente etichettato dalla mente, ma non appare in quel modo. Appare come non meramente etichettato dalla mente. Non meramente etichettato dalla mente. Però questo vuol dire che è etichettato dalla mente, però sembra che ci sia qualche cosa lì, che è la giusta visione della visione sant'antrica, Rangyupa. La via di mezzo, Rangyupa. Quello è esattamente, quello è veramente l'oggetto sottile di negazione. È esattamente quello che voi dovete realizzare, che è falso. Non esistente, la vacuità di quello. Quella è la visione prasangika, la visione, la giusta visione, la giusta visione, la giusta vacuità. La natura, la natura ultima, quella è la saggezza di quella saggezza, è la sola che elimina la radice del samsara, la radice del vostro samsara, l'ignoranza, che elimina direttamente, immediatamente, elimina la vostra radice del samsara, l'ignoranza. Anche Bodhicitta non può farlo, la Bodhicitta può aiutare, però non elimina direttamente la radice del samsara. Quello appare, questo che appare come anche perfino appare anche non etichettato dalla mente. Appare a voi e appare non come apparire dalla vostra mente, sembra che venga dalla sua parte, indipendente, esistente dalla sua parte, e avete completamente tutte le visioni errate.
In relazione a quella apparenza avete tutte quante le visioni di stato esistente, permanente, autosufficiente, indipendente, autoesistente, esistente alla sua parte, questo come esistente alla sua parte senza dipendere dalla sostanza come la coscienza sottile o l'esperienza dei vari oggetti e così via. Quindi appare come veramente esistente la Sautantrika, l'oggetto di negazione della Sautantrika nella scuola madhyamika, quella che è Sautantrika con la che corrente è etichettata la mente, però c'è qualcosina che esiste. E la visione prasangika è che è più l'oggetto di negazione, è proprio quella, è l'apparenza, è proprio quello, quando appare a voi, quando vi appare, quello è l'oggetto di negazione. Vedete? È un falso io che appare con tutti questi concetti errati, veramente grossolano, molto molto grossolano, tutti quanti a queste apparenze del falso io, estremamente grossolano, anche l'oggetto di negazione. Per cui vedete l'ignoranza esagera tutti quanti i fenomeni che sono completamente falsi. Voi stessi, l'azione, l'oggetto, tutto il vostro mondo, tutta la vostra vita, il modo come vi appare, è completamente sbagliato. È totalmente falso. Il falso io. Ma è estremamente grossolano. Poi piano piano esce tutto questo, è lì. È lì tutto il falso io, è proprio tutto quanto lì. Quindi tutto quello che vi appare, tutto quello che vi appare è soltanto falso, completamente falso. Quello dovete portarlo nella vostra vita, dovete vedere tutte quante queste cose, dovete vedere tutte queste cose. Ok, questo è tutto. Oh, tutto il mondo è così, qualsiasi, tutto il mondo, la vostra città, la vostra casa, la vostra automobile, vostra moglie, vostro marito, i vostri figli, i vostri genitori, tutto, i vostri miliardi di dollari, i vostri trilioni di dollari, i vostri zilioni di dollari, il vostro un dollaro. E quindi comunque l'ignoranza esagera tutto quanto, ora capite queste cose qua. Questa grandissima allucinazione, questa enorme allucinazione. Io spero presto in futuro che gli scienziati non l'hanno ancora scoperto, gli scienziati occidentali non hanno ancora scoperto questo. Quando voi vi arrabbiate, Sua Santità vi ha detto che quando ci si arrabbia, adesso non mi ricordo, forse l'80% è creato dalla vostra mente. Uno scienziato ha detto questo, mi sembra l'80% è creato dalla vostra mente. Però c'è qualcosa lì. Si può dire che c'è qualche cosa lì, però la maggior parte della volta è creato dalla vostra mente. Stanno arrivando, più si avvicinano sempre di più a questo, però spero che presto lo realizzino completamente, che questo viene completamente dalla mente. Comunque è già buono questo, perché un scienziato abbia spiegato queste cose qua. Sua Santità, Sua Santità lo dice spesso. Quindi adesso è chiaro, l'ignoranza esagera
Beh, questo è molto chiaro. No, adesso capite questo, ok? Adesso è nella natura. È in quella natura, quindi esagera il buono e cattivo. Esagera il buono e il cattivo. E differenzia queste due cose, quindi dovete comprendere che allora da lì, soltanto dopo quello, prima c'è soltanto dopo che l'attaccamento era versione sovra. Ecco come la mente crea l'attaccamento e l'avversione. Voi stessi la create, non viene da fuori, la create voi stessi. Voi la create, per cui voi create l'oggetto. Create l'oggetto. Il vero, veramente bello, dalla sua parte. Allora lì sorgono la versione attaccamento. Ok, ora un'altra cosa vi dico. Tutta la base che l'ignoranza esagera. Allora, quando voi siete arrabbiati, quando voi avete rancore, immediatamente pensate all'io. Pensate a dov'è l'io, che l'io esiste e meramente esiste come mero nome. Meramente etichettato la mente, quando voi pensate a questo, allora la rabbia se ne va. Perché la rabbia se ne va? Perché la rabbia se ne va? Perché non può ancora esistere? Perché quando voi pensate quello che l'ignoranza esagera, il vero io, quando voi pensate in realtà esiste come mero nome, a quel punto non c'è più il vero io, non c'è più. Ciò che esiste come mero nome è molto sottile. Quindi. Quindi il rancore, la ragione di è per credere veramente che quello è negativo, che quello è veramente negativo. E per questo sorge il rancore, sorge l'avversione. Non c'è posto per quello. Quello che crede la rabbia, quell'oggetto non è più lì, non c'è. In quel momento non c'è. Quindi la rabbia va via, il rancore va via. Questo è il concetto. La rabbia è un concetto sbagliato, non è un concetto corretto, è un concetto errato. Questa è una cosa, è una prova. Quindi la stessa cosa col desiderio. Il desiderio è incontrollato, come montagne presenti, no? Quando voi pensate che l'io come l'io, che esiste semplicemente il vero desiderio, è come una montagna che opprime questa, sparisce completamente. E questo prova che è un concetto sbagliato, che è costruito sulla base di ciò che l'ignoranza esagera, viene dall'ignoranza, comprendete? E quindi queste sono allucinazioni, super allucinazioni che avete creato sopra, sulla base dell'ignoranza. Capite? E poi ancora, pensate, se fosse corretto la visione della rabbia, la visione dell'attaccamento, se fossero corrette, allora naturalmente, allora vedete, quando voi praticate la pazienza, la persona che non vi piace, la persona che non sopportate, la persona a cui non piacete, quando praticate la pazienza con quella persona, vedete, quella persona così gentile. Quindi la persona che ha rabbia verso di voi, che appare così, voi praticate la pazienza.
col Buddha, quello che il Guru ha detto, praticate la pazienza. Voi avete bisogno di qualcuno che ha la rabbia verso voi, così potete praticare la pazienza, altrimenti non avete l'opportunità di praticare la pazienza, la paramita della pazienza, le sei paramete per ottenere l'illuminazione, per gli esseri senzienti, per liberare innumerevoli esseri senzienti le sofferenze e portare all'illuminazione. Avete bisogno di praticare le sei paramete della pazienza, avete bisogno di qualcuno che si è arrabbiato con voi, avete bisogno di qualcuno a cui non piacete, qualcuno che abusa di voi. Quindi qualcuno che vi danneggia, ecco. Quindi la pratica della pazienza si fa con quello. Per cui avete l'opportunità di praticare la pazienza, quello che il Guru Buddha ha insegnato, che viene spiegato negli insegnamenti. E quindi praticando la pazienza, allora la paramita della pazienza, allora voi ottenete l'illuminazione. Ecco, la persona, se voi praticate la pazienza, la persona vi dà l'illuminazione. La felicità incomparabile. Le innumerevoli qualità del santo corpo, parole e mente del Buddha, lo ottenete da quella persona, non soltanto liberate gli innumerevoli esseri senzienti dell'oceano di sofferenza e samsara, ma voi potete liberare gli innumerevoli esseri senzienti dall'oceano di sofferenza e samsara. Non soltanto questo, ma anche portate chiunque, tutti quanti, dall'illuminazione. Ed essere in grado di fare questo, potete praticare la pratica della pazienza con quella persona, questa persona che vi dà beneficio. Questi sono tutti i benefici che voi ottenete da quella persona. È veramente straordinario. Ricevete dei innumerevoli benefici vasti e limitati come lo spazio infinito. A quel punto, in quel momento, la rabbia se ne va. In quel momento vedete quella persona, la vedete gentile, la cosa più gentile, incredibilmente la più preziosa, la più cara, il vostro gelo, che sono 10 desideri, quella persona. E così la rabbia se ne va, la rabbia, la visione della rabbia, quello è cattivo, volete uccidere quella persona, volete schiacciarla, distruggerla, spezzarla, quella non è più lì, quella rabbia non è più lì, perché non è lì? Perché non dura? Perché se fosse vero, allora se esistesse dalla sua parte, se fosse vera, se la visione della rabbia fosse vera, dovrebbe essere sempre lì presente, senza nessun cambiare mai, dovrebbe essere sempre lì per sempre, sempre, dovrebbe essere sempre lì per sempre, in tutte le vite, per sempre dovreste avere questa, sempre questa negatività, sempre questa visione negativa, sempre negativa. E soltanto quando dipende dalla visione negativa, dipende dal vostro concetto, della vostra mente. E quindi se voi generate la pazienza, non c'è più questo concetto. Quindi perché non può durare a lungo? Se fosse reale, se quando noi ci arrabbiamo, è veramente negativo dalla sua parte, se fosse vero e se esistesse dalla sua parte, non ci sarebbe nessun cambiamento, dovrebbe essere negativo per voi e per sempre, sempre, tutte le vite, anche nelle vite future, sempre, continuamente, senza cambiamento. Ma invece quando la vostra mente cambia, diventa pazienza, allora la pazienza è completamente andata, la rabbia è completamente andata, capite? Questo vuol dire che come ho detto, l'illuminazione è nelle vostre mani, l'inferno è nelle vostre mani, per essere liberi dall'inferno, per ottenere la stessa cosa, liberarvi, la felicità è nelle vostre mani, voglio dire dipende da quello che fate con la vostra mente, ok? Capite questo? Questa è la cosa, questo che è ciò che il buddismo mostra, quello che mostra, dovete, voi avete la totale libertà. Se voi, tutto quanto viene dalla vostra mente, e quindi voi sapete, e dipende da quello che voi sapete fare con la vostra mente, tutto quanto viene dalla vostra mente, e quindi è la vostra mente.
Ah, so, tu puoi essere positivo, dipende dalla, e mantenere la vostra mente. Quindi dovete imparare a liberare la vostra mente dalle cose negative, dal concetto negativo. Quello che appare a voi come negativo, come cattivo, se fosse vero, allora dovrebbe essere così per sempre, non dovrebbe esserci alcun cambiamento. Ma invece vedete, esempio, l'oggetto dell'attaccamento, vedete qualcosa di estremamente bello da quella parte, non dalla vostra mente, ma poiché voi l'avete creato, sembra che venga da lì, no? Ora voi vedete qualcuno, adesso vedete qualcuno più bello di quello, allora quello diventa brutto. E se questa persona, un'altra persona molto più bella, e quella lì sembra più brutta, ok? Capite? E poi ancora quella lì è bellissima, e poi dopo c'è un'altra ancora più bella, però quella diventa brutta, capite? Non è vero in assoluto, perché la visione d'attaccamento, ah, è bellissimo, really, wow, bellissimo. Scusate, faccio il comico di Sulocumbo. Sono il comico di Sulocumbo. È così, la stessa cosa, non è vero, la prova è che non è vero, dovete capire questo, la visione dell'attaccamento, non è vero, quindi se c'è qualcosa che è più bello, quell'altro diventa brutto, voi trovate qualcun altro ancora più bello, quello lì diventa brutto. E quindi se qualcosa è brutto, però vedete qualcuno che è più brutto, allora quello lì è bello. Se voi vedete qualcuno che è più brutto, allora quella che sembrava brutto diventa, voi vedete una persona ancora più brutta, allora quella che sembrava brutta diventa bella. Voglio chiarire quello che ha detto l'Amazon Kata. Questo concetto, il modo di apprendere gli oggetti, il modo di percepire gli oggetti, si può provare con la logica. Che sono errati questi modi di percepire gli oggetti. Ok, scusate. Dopo questo, questa è un'allucinazione sopra l'allucinazione, è un'allucinazione superiore, quindi un'allucinazione ancora più superiore, è una super allucinazione. Quindi dopo questo l'amore, l'attaccamento, tutte le affezioni, l'orgoglio, l'allucinazione. Ma voglio ancora dire questo, che oggi quando venne in Svizzera la prima volta, forse doveva essere a Natale, e ha visto i fuochi di vari colori che venivano giù, i fuochi artificiali, che appunto, sì, penso, i fuochi artificiali. E Rinpo usava quello come visualizzare per il guru yoga di Lamason Kapa, e questo nettare che scende al cuore. Facendo il mantra di Lamason Kapa, ci utilizzava questa, ha detto che usava quell'area. E poi Taya Sessa Rinpoche, il discepolo di Rinpoche, un grande lama reincarnato, Taya Sessa Rinpoche, penso che sia in Germania. Ha invitato Rinpoche nella sua casa. Il grande Rinpoche ha scritto da chi Rinpoche. Se tu non esamini, se l'ignoranza esagera tutte queste cose, noi non pensiamo, e sembra tutto quanto bellissimo, sembra in Svizzera le case, naturalmente tutto quanto ricco e bello, senza esaminare sembra tutto quanto bellissimo, ma tagnanca. È un'allucinazione, la città dell'allucinazione, adesso capite, no? Sembra tutto quanto una grandissima, enorme allucinazione,
dinang chöje jime dortong. So you see. Per cui vedete, se non ci sono serie parole che continuano, delle altre parole, le apparenze di questa vita sono gli otto dharma mondani, le otto preoccupazioni mondane, l'attaccamento a questa vita, la felicità, a ricevere le cose materiali, la felicità di avere una buona reputazione, di ricevere delle lodi, e c'è questo attaccamento a queste quattro cose, queste cose desiderabili. E poi a causa di quello, allora do not like, si assorbono appunto le quattro, le cose non desiderabili, che sono le cose di disagio, che non avere una buona reputazione, non avere delle lodi, non avere delle lodi, no, non avere delle cose materiali ed essere infelici. Quindi l'attaccamento ai piaceri. Ci sono queste quattro cose indesiderabili e non avvengono l'attaccamento, se si ha questo attaccamento. So less attachment for meno attaccamento verso le quattro cose desiderabili e meno attaccamento al non avere le cose non desiderabili, quindi meno preoccupazione e meno attaccamento alle quattro cose desiderabili, allora ci sarà anche, non c'è attaccamento al che non avvengano queste quattro cose non desiderabili. So no worry. Quindi non ci sono più preoccupazioni. Quindi se non c'è attaccamento verso le quattro cose desiderabili, allora le quattro cose non desiderabili avvengono, non c'è preoccupazione. Quindi queste otto cose, le quattro cose desiderabili e quattro indesiderabili, devono essere equalizzate nella vostra mente. Devono essere equalizzate, devono diventare la stessa cosa. Non, dovete valutare nella vostra mente. E quindi Nagarjuna ha detto, allora, dovete, quando riuscite a equalizzare questo nel vostro cuore, quello è il puro Dharma. Quello è il puro Dharma, quello è Dharma. Quando queste vengono equalizzate, questo è Dharma. Quello è il Dharma, è il puro Dharma, quello è il santo Dharma. All like that. You see, how much worry, fear. Per quanto paure e preoccupazione per avere le cose desiderabili dipende da quanto attaccamento voi abbiate, afferrarsi le cose desiderabili, e quindi sono completamente collegate, connesse, e quindi non c'è attaccamento verso queste cose, quindi c'è la rinuncia a queste cose qua. Non c'è la rinuncia a queste cose qua, queste sono andate completamente, siete completamente liberi. Questo è il primo Dharma. Ora, le apparenze, gli otto Dharma mondani agiscono come per l'attaccamento, ci fanno fare un sacco di cose, agiscono, ci sono tong, vuol dire, e quindi se non ci sono altre parole, quel tong vuol dire tutte queste nella vita, facciamo un sacco di cose, facciamo tutto quanto per l'attaccamento, tutto questo, facciamo un sacco di cose così. Però in realtà, se voi guardate, sono completamente vuoti, è completamente vuoto. Se ci pensate, è tutto vuoto, la natura ultima è completamente vuoto. Capite? E poi c'è,
poi viene ancora, ci sono alcune stanze maggiore. In realtà questo fa sì che non ci sia la libertà di praticare il Dharma. Quando si hanno questi otto Dharma mondani non c'è la libertà di praticare il Dharma. Non c'è tempo di praticare il Dharma. È come il lampo nel cielo, è come il fulmine. Arriva in un attimo e se n'è andato all'esterno, arriva il lampo, c'è la luce e vedete le cose e poi sono finite ed è andato. Il momento successivo se n'è andato. In realtà, è veramente straordinario. Non c'è libertà, è velocissimo come il lampo nel cielo. Qualcosa non è necessariamente buono. Non necessariamente neanche troppo negativo, ma qualcosa così. È veramente strano. Questa è la realtà della vita. Questa è la realtà, come è la vita. Però per poter ottenere questo, Menpur vuol dire Brahma, il Deva induista, la divinità induista, Brahma, Tulsi. Quindi Brahma, lui ha creato sua moglie, Brahma ha creato la sua consorte, ha creato con quattro volti. E per poter vedere le quattro volti lui ha così tantissimo attaccamento, per creare attaccamento lui ha fatto quattro volti, anche per poter vedere, per poter guardare sua moglie, le quattro volti di sua moglie anche lui ha fatto quattro volte, si è creato quattro volte. Chiedutrice Rinpoche, da un lato stava scherzando a un certo punto con il lama, un giorno da un lato stava scherzando, stava prendendo un po' in giro, e lui era, prima era un monaco, poi dopo era un monaco sposato, e quindi naturalmente era così attaccato, aveva tanto attaccamento per questa, per la moglie, penso, e per avere, io penso, Brahma ha formato quattro volte. Lui pensa che magari Rinpoche ha fatto come Brahma ha creato sua moglie con quattro volte. E così allora era così attaccato a queste volte che ha creato quattro volte anche per se stesso. E penso questo. Dice, quindi, e allora Rinpoche ha fatto come la stampa. Lui scherzava, dice, devi aver fatto come ha fatto Brahma, no? E dice, veramente. Quindi ora. Ora adesso torniamo indietro agli insegnamenti di Gamboppa. Adesso capite il mondo come è un'allucinazione. Guardando questo dal punto di vista della mente, dalla vostra parte, parla dal vostro lato, dalla vostra parte, come il mondo è un'allucinazione. Parte B.
Adesso capite cosa vuol dire truppa, allucinazione. Adesso avete capito le cose di base, tutta la vostra vita, tutto il mondo. E poi qualsiasi cosa è stata fatta non ha alcun significato, soltanto causa di sofferenza, quindi la motivazione è attaccamento, soltanto per questa vita, niente altro, soltanto per questa vita, e cercare la vita, per la felicità per voi, per voi stessi, per la vostra felicità. E tutte le azioni del corpo, però le mente, andare fuori a lavorare, lavorare duramente, giorno e notte, dormire, tutto quanto è soltanto attaccamento, non virtù. Tutto quanto diventa non virtù. Tutto diventa non virtù. Causa di sofferenza, causa dei reami inferiori. Completamente, ogni giorno, tutti i giorni, tutta la vita. Senza significato. Senza significato. Senza felicità, senza, non, senza illuminazione, senza nirvana, neppure neanche la felicità per le vite future. Non potete fare niente, solo sofferenza. Solo sofferenza e cause di sofferenza dei reami inferiori. Quindi potete guardare voi stessi, guardate il mondo. E così anche gli scienziati, i milionari, i zilionari, qualsiasi cosa. Vuol dire qualsiasi cosa voi pensate non c'è alcun tipo di beneficio, anche se siete miliardari, zilionari. Non c'è assolutamente alcun beneficio. Se voi siete bilionari, zilionari, da lì voi non potete ottenere illuminazione, non potete ottenere nirvana, non potete neppure ottenere la felicità delle vite future, soltanto sofferenza. L'unico quello che voi ottenete è soltanto sofferenza, perché la vostra motivazione è non virtù. E quindi tutto quello diventa negativo, vedete? E così anche se voi andate sulla Luna, spendendo non so quanti milioni di dollari si spendono, non so quanto costa andare sulla Luna, e poi allora poi cosa, che beneficio c'è? Non c'è alcun beneficio, non c'è felicità su quello. Soltanto la motivazione è soltanto attaccamento. È soltanto karma negativo, solo sofferenza per reami inferiori. Qualsiasi cosa voi pensiate, quindi ora, il Dharma, la pratica del Dharma. Incontrare il Dharma, incontrare il Dharma per noi, perché noi, questo corpo umano che abbiamo tenuto per una volta, abbiamo incontrato il Santo Dharma, abbiamo incontrato gli insegnamenti Buddha per imparare, praticare quello che voi potete. Molto importante. Ora noi che siamo venuti qua, adesso che ci siamo uniti qua, ci siamo incontrati qua, vedete quanto è prezioso, quanto è raro che è questo, quanto è prezioso e quanto è raro. E quanto è prezioso, quanto è raro, quanto siamo fortunati. Quanto siamo fortunati, lo capite? Dovete riconoscere questo, dovete assolutamente riconoscere questo. Ci sono tanti modi di pensare e guardare la vostra mente. Dovete guardate sempre la vostra mente, cercate di guardare sempre la vostra mente ed essere completamente addestrati in quello. Allora, per esempio, anche senza pensare alla natura utile, la natura convenzionale di questa. Guardando alla natura della mente, non soltanto alla natura ultima, semplicemente alla natura convenzionale, rabbia, rancore,
attaccamento. In quel momento, quando la vostra mente è nella natura ultima, non possono sorgere. Quindi la mente rimane in pace, la mente diventa pacifica. Quindi poi ci sono tanti modi diversi, ma non abbiamo tempo adesso. Ci sono tanti modi diversi di pensare. Qualsiasi pensiero che appare nella mente, qualsiasi forma appaia della divinità, della cura divinità, del mantra della divinità. Qualsiasi pensiero sorga nel santo corpo della mente, e tutto questo dovete imparare. E poi ancora dovete guardare questa, c'è la natura compassionale, c'è la natura convenzionale, la natura ultima della mente. E quindi la mente positiva, quando la mente diventa dharma, allora rinuncia all'attaccamento, allora diventa la causa per la felicità. Qualsiasi azione uno fa già con il corpo, però la mente diventa causa per la felicità delle vite future. E poi ancora, se rinunciate all'attaccamento per il samsara, allora la mente della rinuncia al samsara, allora diventa causa per la liberazione. E quindi ancora voi decidete la rinuncia all'attaccamento verso questo, al proprio sé. Quindi con la saggezza, e con la saggezza che realizza la vacuità, meditate sulla vacuità, allora questo diventa la causa per liberarvi da samsara, per liberare voi stessi dalla radice del samsara, diventa delle afflizioni mentali. Ok, ora magari così è abbastanza, ok. So how much time is? Quanto tempo abbiamo? What? Come? So, practicing Dharma. Praticare il Dharma, praticare Bodhicitta. Praticare il Dharma, praticare Bodhicitta. Nella vita deve essere così. Se volete sapere la conclusione, deve essere così. Questo che dovete cercare di fare, questo. Ok? Quindi ora, tutti quanti gli esseri senzienti, tutti gli esseri senzienti che abusano di voi, che vi trattano male, da loro, da quella persona che vi danneggia, quella persona che, a cui non piacete, che è oscurata, è piena di sofferenza, dovete generare una grande compassione. Dipendenza da quello, dovete generare una grande compassione, e dalla grande compassione sorge il Bodhicitta. Bodhicitta viene il Bodhisattva, Bodhisattva viene il Buddha. Buddha, le due sante azioni, i due tipi di sante azioni, e le azioni che sono possedute da Buddha, Sangye Kitrile, due tipi di azioni, una posseduta dalla santa mente del Buddha,
e le altre sono con noi, dentro di noi. Le menti virtuose, le azioni virtuose sono le azioni delle sante azioni del Buddha. Quindi dalle azioni del Buddha, il pensiero virtuoso e delle azioni virtuose, tutte le felicità sorgono. La felicità del rinascita senza inizio, la felicità adesso, la felicità del futuro, compresa l'illuminazione, compresa la vostra illuminazione. E quindi ogni singola felicità viene da quella persona che abusa di voi, che è arrabbiata con voi e che, alla quale non piacete. Tutte, compresa la vostra, compresa anche un pochettino di aria fresca che passa quando è molto caldo, un po' di aria fresca che va, compresa quella, ogni singola comodità, ogni singolo piacere lo ricevete da quella persona. Da lì, da tutti gli esseri senzienti, sì, da tutti. Questo comprende, include anche quella persona, ok? Oh, del caffè. E quindi? Ah, solo dat. Quindi, in questo modo, quindi così, da ognuno, da ogni essere senziente. Da ogni pesce nell'oceano, nelle montagne, essere grandi come le montagne, da queste tutte le felicità vengono da ogni singola formica. Ci sono vari innumerevoli universi, da ogni singola formica riceviamo da rinascita senza inizio fino ad ora nel futuro. Tutte le felicità le riceviamo da ogni singola formica, da ogni singolo moscerino, da ogni singolo moscerino che, da ogni singolo piccolo moscerino, noi riceviamo tutte quante le felicità. Ogni singola zanzara, da ogni verme sotto la terra, dai cespugli, quelli che vivono nei cespugli, quelli che vivono nelle foreste, quelli che vivono negli alberi, ogni singola azione, da ogni gallina, da ogni pecora, quelli che noi mangiamo, da ogni singolo essere. E sono così preziose, quindi ancora, e poi ancora, aprire la mente verso Buddha, darmi sangue, prendere rifugio, quello ci libera dai reami inferiori, dalle sofferenze, ci libera dal samsara, ci libera dall'nirvana inferiore, ci libera, fa sì che noi possiamo ottenere l'illuminazione, e questo fa sì che noi possiamo liberare gli innumerevoli esseri senzienti dalla sofferenza del samsara, questo fa sì che noi possiamo portare tutti quanti gli esseri senzienti all'illuminazione. Gli innumerevoli Buddha, Dharma e Sangha, da dove vengono? Vengono da ogni pesce, vengono da ogni animale nell'acqua. Vedete, da tutti quanti innumerevoli Buddha, Dharma e Sangha vengono da ogni singola formica. Gli innumerevoli Buddha, Dharma e Sangha vengono da ogni singolo piccolo formica, piccolo moscerino, da ogni singola zanzara, da ogni singola zecca. Che vivono nei cespugli, che vivono nell'erba, che vivono degli innumerevoli esseri umani, innumerevoli sura, innumerevoli asura, da ognuno di loro, dalle persone qua che sono intorno a voi, da ognuno di loro, innumerevoli Buddha, Dharma e Sangha. Vengono da, questi sono così prezioso, così prezioso, così prezioso. E quindi non solo questo, anche gli esseri senzienti sono stati nostre madri, sono stati vostre madri, innumerevoli voci da rinascita senza inizio, quando siete nati da loro. E quindi ancora sono stati gentili con voi, particolarmente vi hanno dato questo corpo umano, e come questa volta vi hanno dato questo corpo umano, adesso voi potete imparare il Dharma, potete scrivere, leggere, imparare, studiare, incredibili benefici sono quelli che voi ricevete e potete imparare.
la base dei due, il metodo della saggezza, il sentiero che porta al Dharmakaya, le due verità, potete imparare. E poi ancora, questa è la gentilezza della vostra madre che vi ha dato questo corpo umano. Ora, adesso siamo nati come, se noi fossimo nati come moscerino o come zanzaro, come tigre, non faremo altro che potremmo mangiare soltanto degli animali vivi. Che cosa si può fare? Quindi siamo nati come esseri umani, veramente, estremamente rara, veramente una cosa che succede una volta. È successo una volta, abbiamo ottenuto questo corpo umano e quindi abbiamo avuto il karma di imparare il karma, di incontrare il Dharma, di imparare il Dharma. È veramente molto raro, molto raro, molto raro, molto raro, molto raro, molto prezioso, molto prezioso, molto prezioso. Questo grazie alla gentilezza della madre. E poi lei ci ha protetto la vostra vita centinaia di volte al giorno, non soltanto in questa vita, ma di rinascita senza inizio. E quindi ogni essere senziente ha fatto questo e quindi ha sopportato tutte quante queste difficoltà anche in una stessa vita. È veramente incredibile. E poi tutti quanti gli esseri senzienti hanno fatto questo, loro ci hanno dato la possibilità di avere un'istruzione, un'educazione, e quindi come la moralità siamo diventati gli esseri umani, e quindi in questa vita adesso siamo andati all'asilo, alle scuole elementari, medie, superiori, ci hanno dato la possibilità di poter studiare, sono stati estremamente gentili con noi, e quindi a rinascita senza inizio. E quindi sono stati estremamente gentili a ogni singolo essere negli inferni, negli spiriti famelici degli animali, ogni singolo essere umano, ogni singolo insetto. Ora adesso io devo assolutamente contraccambiare questa grande gentilezza che ho ricevuto, e quindi semplicemente dare soldi, cibo, vestiti. Questo noi siamo stati i re universali e abbiamo avuto tutte queste cose innumerevoli volte nelle vite passate, però non ci hanno aiutato ad essere liberi dal samsara, e quindi non abbiamo avuto il karma, non ci ha aiutato. E quindi abbiamo ottenuto soltanto la felicità temporanea, per cui per questo ho bisogno di contraccambiare la gentilezza perché possano essere liberi dal samsara e condurre alla completa illuminazione, alla completa felicità, incomparabile felicità dell'illuminazione. Quindi la parte successiva, adesso loro devono, io devo assolutamente, devo assolutamente far sì che loro possano ottenere la felicità. Per questo io farò sì che loro siano liberi dalla sofferenza, farò sì che loro saranno liberi dalla sofferenza e dal causa della sofferenza. E anche se ci sono Buddha e Bodhisattva che li stanno aiutando, però devo farlo io da solo. Devo liberare completamente dall'oceano di sofferenza e samsara e condurre alla completa illuminazione, alla felicità incomparabile. Devo fare completamente da solo. E quindi tutto questo devo assolutamente ottenere l'illuminazione. Per fare questo perfettamente devo ottenere lo stato dell'onniscienza, lo stato dell'illuminazione. Quindi prendo questa iniziazione. Per questo prendo questa iniziazione. Ci ha reso equilibrio dei rami inferiori. Adesso facciamo questa iniziazione veloce.